La linea a Francesca, a te. Grazie Antonia. 3 miliardi e mezzo di euro per la tavola della festa, di cui 1 miliardo e mezzo circa speso per preparare il cenone di Capodanno. Queste sono le stime della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, che ha anche calcolato quanti soldi le famiglie italiane hanno sprecato con il cibo avanzato, ben 230 milioni di euro, solo durante il periodo delle feste, molto di più a dicembre. Con noi in studio c'è Alberto Giobetti, buongiorno e grazie di essere qui, responsabile dell'ufficio di presidenza della CIA. Intanto sono cifre in linea anche con gli altri anni, diciamoci la verità. Di fatto però lo spreco non lo abbandoniamo, è una pessima abitudine che ci costa un sacco di soldi. Sì, la FAO calcola che dal 1974 ad oggi nel mondo lo spreco alimentare sia raddoppiato. Quindi non è che c'è una tendenza a un miglioramento dal punto di vista dello spreco. Anche quest'anno noi abbiamo assistito ad uno spreco più o meno simile a quello degli altri anni. Che si aggira intorno ai 16 miliardi di euro, pari all'1% del PIL, il 75% del cibo avanzato, tra l'altro, deriva dal consumo domestico. È curiosa questa cosa, che spendiamo di meno da un lato, poi però quando spendiamo, sprechiamo. Sì, il tentativo dei consumatori è quello di andare a ricercare prodotti che siano di minor costo e quindi la spesa diventa minore. Lo spreco viene alimentato da cattive abitudini che si sono ormai consolidate nel corso degli anni e in particolare queste cattive abitudini emergono con più forza nei periodi di festa, in particolare in quello natalizio. Ma le famiglie sono consapevoli di tutti questi soldi sprecati? Io credo di sì. Credo di sì, perché noi abbiamo fatto delle verifiche e la gente in realtà si rende conto del fatto che c'è la possibilità e la necessità di recuperare alcuni elementi, appunto, di prodotti che potrebbero essere utilizzati diversamente. Per esempio, la nostra Associazione Nazionale Pensionati della Toscana ha scritto un bellissimo libro sul recupero dei prodotti che vengono scartati con le ricette contadine. Basti pensare, siamo in Toscana, alla ribollita, alla pappa col pomodoro, al recupero delle erbe cotte attraverso il tortino con le erbe, al fatto che c'è necessità di fare le polpette, e poi ci sono alcuni altri prodotti che possono essere recuperati e in un secondo tempo. Infatti abbiamo stimato noi che tra Natale e Capodanno c'è stato un recupero notevole degli sprechi alimentari, cioè degli avanzi, nel senso che si sono radunate alcune famiglie, hanno determinato appunto il recupero degli avanzi attraverso il cibo e la condivisione di questo cibo. Veniamo a quanto accade in Europa, abbiamo preparato una grafica per voi per visualizzare che di fatto gli sprechi alimentari ammontano a ben 143 miliardi di euro, una perdita generata per i 2/3 dal cibo finito nella pattumiera di casa. Se da un lato, Giobetti, mancano politiche efficaci di contenimento, dall'altro è proprio una nuova cultura o un'antica cultura da recuperare, quella antispreco e rifiuti. Sì, è un'antica cultura da recuperare, ha detto proprio bene. E noi abbiamo verificato che soprattutto questo elemento dello spreco si verifica nel momento in cui si fa la spesa, perché la spesa è l'elemento caratterizzante della famiglia italiana. Fare la spesa, diciamo quella che viene chiamata la spesa grossa, no? Cioè la spesa mensile o settimanale, quando appunto si va nel supermercato e si acquista moltissimo per non rimanere senza. Lì si annidano le possibilità di spreco maggiore, perché acquistiamo prodotti a scadenza, perché abbiamo dei prodotti che non necessitano nella famiglia, proprio perché c'è questa cultura del cibo che non deve mancare. In realtà è lì che si annida un po' il tema dello spreco, e quindi bisognerebbe avere la possibilità di fare, avendo tempo, la spesa più volte durante la settimana,
comprare dei prodotti freschi che comunque garantiscono la possibilità di essere utilizzati rapidamente, quindi ci si impegna per poterlo fare in quantità ridotte, e questo è un elemento che virtuosamente ci consente di poter evitare degli sprechi. Altri elementi che possono evitare gli sprechi sono da fare poi in cucina, come abbiamo detto, la necessità di recuperare quelle porzioni di prodotto che non sono utilizzate attraverso le forme di riorganizzazione del cibo che abbiamo prima detto, la ribollita per esempio, la pappa col pomodoro e via discorrendo. Ma ci sono state conseguenze positive con la legge Gatta contro gli sprechi? Ecco, la legge Gatta è una legge recente, quindi però noi abbiamo valutato molto positivamente questa legge perché contiene degli elementi, quelli che appunto abbiamo fino a questo momento discusso, che consentono di poter attivare un circuito virtuoso che consente di recuperare il cibo. Poi abbiamo necessità, non solo la spesa alimentare è quella e lo spreco viene fatto nelle famiglie, ma abbiamo anche sprechi che vengono fatti in altri luoghi. Pensiamo alla grande distribuzione organizzata che butta moltissimo del prodotto alimentare, in particolare ortofrutta e prodotti freschi. Pensiamo anche a tutto il tema della distribuzione del food che c'è negli ospedali, nelle scuole, anche se oggi ci sono delle preparazioni molto ben definite, per un numero di persone ben definite, ma anche lì si annida uno spreco. Lì c'è un'esperienza molto interessante di Last Minute Food del professor Segre, ma anche del cuoco di Modena recentemente, tra l'altro Massimo Bottura recentemente premiato come miglior cuoco al mondo, che a Expo ha lavorato intorno all'utilizzo appunto di questi materiali e di questi prodotti per poveri, prima che scadessero, per avere la possibilità di farli mangiare a persone che in qualche modo hanno delle sofferenze. Last Minute Food è molto importante, recupera campagne di questo tipo, recupera dei prodotti dagli ospedali e dalle mense e li affida alla Caritas e ad altri soggetti che fanno anche dei pranzi diciamo a favore dei poveri. Grazie ad Alberto Giovetti per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a lei, grazie. E adesso sarò franco.